Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi video sui prodotti finiti del periodo. Dovevo assolutamente registrare questo video perché ho il cestino che io ho soprannominato il cestino delle soddisfazioni, assolutamente pieno di prodotti beauty skincare che ho finito nell'ultimo periodo. Quindi direi che è arrivato il momento di mostrarvi questi prodotti così da liberarlo e lasciare spazio ai prodotti che sto per terminare o che terminerò. In più, in questo video vi mostro anche un po' di prodotti make-up che ho finito ultimamente. E presto ci sarà anche il video sul progetto di smaltimento make-up del 2022, perché direi che è arrivato assolutamente il momento di iniziare il progetto smaltimento anche per quest'anno, sperando che vada bene, di riuscire a utilizzare e sfruttare più prodotti possibile, visto anche tutto il decluttering che ho fatto, tutto quello che ancora ho, vorrei cercare veramente di usarlo il più possibile. Comunque, iniziamo. Spero come sempre che il video vi piaccia. Nel caso, non dimenticate di lasciarmi un like, un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di venirmi a trovare anche su Instagram. Di andare per tipologia di prodotti, poi se mi dimentico qualcosa lo recupererò dopo. Comunque, ho terminato un altro pacchetto ovviamente di salviettine struccanti. Queste sono di Primark, secondo me vanno benissimo, se come me le utilizzate per andare a rimuovere semplicemente gli swatch, insomma, me le utilizzerei sicuramente per struccare il viso. Ho poi terminato questo sapone mani di balea della linea Candy Kiosk, una limited edition che era uscita, mi sembra ottobre, novembre, adesso non ricordo esattamente. Un buon sapone mani, insomma, mi ci sono trovata bene. Era un sapone mani delicato al profumo di marshmallow, infatti si sentiva un po' la profumazione dolciastra sulle mani, quella deve un po' piacere perché poteva essere un pochino stucchevole, secondo me. Poi ho terminato invece per i capelli questo shampoo della Sun Silk, Liscio Perfetto. Questo shampoo mi è piaciuto molto, devo dire che mi lavava bene i capelli, non si sporcavano prima del tempo e me li lasciava comunque già abbastanza morbidi, quindi un buono shampoo, questo lo promuovo. Invece inaspettatamente devo bocciare perché al primo utilizzo mi aveva colpito positivamente. Della stessa linea mi è piaciuto moltissimo lo shampoo, tanto che l'ho messo nei preferiti del 2021. È questo balsamo della linea Hair Biology, sempre di Pantene, disciplinati e splendenti, capelli crespi, secchi o colorati. Mi lascia effettivamente il capello molto morbido e mi permette di pettinare e di districarli bene quando li lavo. Il problema è che il giorno dopo i capelli sono già sporchi, me li appesantisce troppo e all'inizio pensavo fosse una casualità, magari era capitato una volta che i capelli si erano sporcati più in fretta, invece dopo 2, 3, 4 utilizzi ho capito che era lui. L'ho terminato, ma con gran fatica perché non va assolutamente bene per il mio capello, che sia un capello secco, però evidentemente questo è uno shampoo troppo troppo pesante. Poi qui ho anche ovviamente un gel igienizzante mani di Amukina all'aloe che ho terminato. Anche questo è un po' come le salviettine struccanti, sono quei prodotti che ormai si finiscono come se non ci fosse un domani. Poi ho terminato la crema mani di Balea, la hand cream. Questa è la versione con olio di cocco ed estratto di fiori di loto per mani secche. Le creme mani di Balea, tutte quelle che ho provato, questa mi sembra che è già la terza, non mi sono piaciute particolarmente, un po' come le creme corpo, quelle solite nel barattolone, stile crema Copacabana, le trovo poco idratanti, la consistenza non mi fa neanche particolarmente impazzire perché è quasi un po' liquidina. Quindi terminerò le creme mani di Balea che ho ancora, mi sembra che me ne è rimasta una, forse due. Non dico che siano inutilizzabili, però non sono prodotti che mi hanno colpito, almeno di tutte quelle che ho provato. Poi se ce n'è qualcuna più valida, chissà. Sempre per le mani e sempre di Balea ho utilizzato invece questo peeling, hand peeling, con olio di rosa selvatiche, granuli di nocciolo e di albicocca per una pelle vellutata. Lascia effettivamente la pelle delle mani morbidissima, quindi mi è comunque piaciuto. L'unica cosa è che ha i granelli un po' grossi. Io non amo gli scrubby peeling che hanno i granelli tanto tanto grossi che quando si vanno a massaggiare sembra quasi che grattino proprio un po' la pelle, però effettivamente lascia le mani morbidissime, vellutate, quindi il prodotto in sé comunque è valido. Poi ho utilizzato questo shampoo a saponetto
sorta di vedo, no, plastic shampoo, ma non per lavare i capelli perché io non mi ci trovo con gli shampoo a saponetta, è proprio un mio limite. L'ho utilizzato per pulire i pennelli, però non mi ci sono trovata benissimo perché non li puliva particolarmente bene, meglio il sapone che utilizzo di solito. Andiamo alla skincare. Per quanto riguarda i prodotti della detersione per struccarsi, ho poco da mostrarvi in questo video perché ne ho diversi in utilizzo, diversi che sto per terminare, quindi ne vedrete prossimamente. Ho utilizzato per curiosità questi campioncini di Fresh del Kombucha Cleansing Treatment, che mi ha incuriosito perché è un detergente che non deve essere risciacquato, bisogna semplicemente passare il prodotto su un dischetto e appunto poi massaggiarlo sul viso. Io l'ho utilizzato però in realtà già dopo aver deterso il viso, non l'avrei utilizzato al posto del detergente. L'ho trovato carino, ma l'ho utilizzato appunto quasi più come un tonico che è andato a rimuovere quei residui di make up che potevano essere rimasti sul viso, ma come tipologia di prodotto non l'acquisterei perché non lo utilizzerei appunto come detergente, al posto del detergente, non mi ha convinta da quel punto di vista. Poi ho terminato questi petali micellari struccanti occhi sensitive di Acqua alle Rose, sono questi dischetti struccanti, come vi avevo già detto non mi sono affatto piaciuti, per nulla delicati sugli occhi, non struccano neanche bene, quindi per me è proprio una delusione, questi bocciatissimi. Poi per quanto riguarda invece il tonico, ho terminato un mio grande amore che è il tonico rimpolpante di L'Oreal della linea Revitalift, reidrata, leve, rinfresca con acido ialuronico puro, sapete che io lo amo follemente perché lo trovo effettivamente rinfrescante, levigante, idratante come tonico, io lo amo, mi trovo benissimo con questo tonico e anche il gel detergente che sto utilizzando sempre di questa linea mi piace follemente, quindi è una linea che a me ha colpito molto. Mi stavo dimenticando che per quanto riguarda lo struccaggio ho utilizzato anche il burro struccante di Kiko della collezione Mood Boost, il Transforming Face Cleansing Balm. Che belli i prodotti skincare, i pack dei prodotti skincare delle collezioni limitate di Kiko, continuerò a dirlo, ma li acquisterei, infatti li acquisto sempre anche perché mi attirano sempre i pack, questo era un barattolino in vetro, un burro struccante davvero valido, ottimo, l'ho trovato proprio valido al pari di burri struccanti anche più costosi, peccato che questo barattolino sia veramente piccolo perché 30 ml a me è finito in pochissimo, sarà che poi io utilizzo un po' di prodotto perché mi piace proprio andare a struccare bene il viso, infatti io faccio tutti i passaggi e l'unica cosa, diciamo l'unica pecca, a parte il formato piccolino di questo barattolino, di questo prodotto, secondo me è che brucia un pochino sugli occhi, solo che io non vado a struccare direttamente gli occhi con il burro struccante, ma utilizzo sempre prima l'acqua micellare o uno struccante occhi, poi vado col burro struccante, poi con la mousse detergente, poi anche il tonico per rimuovere tutti i residui che possono essere rimasti, insomma faccio proprio una detersione bella intensa perché mi piace sentire proprio la pelle pulitissima e non voglio che rimanga nessuna traccia di make up. Ecco, questo se lo utilizzate invece direttamente sugli occhi per andare a struccare tutto il make up potrebbe bruciarvi perché a me un pochino sugli occhi ha bruciato, però appunto utilizzandolo più che altro sul resto del viso poi mi è piaciuto tantissimo, lasciava la pelle molto morbida. Poi che cosa ho utilizzato e terminato? Questo scrub di Essence della linea Coffee to Glow, questo è lo scrub al caffè, un Healthy Glow Face Scrub. Devo dire che il prodotto in sé è molto valido, mi è piaciuto anche perché in questo caso è uno scrub molto delicato, anche come granellini, sono veramente piccolissimi, sono veramente molto molto impercettibili in questo caso i granellini di scrub, quindi l'ho trovato molto delicato sul viso ma che allo stesso tempo andava a fare il suo lavoro lasciando la pelle più morbida, più compatta, più luminosa. L'unica cosa è che anche in questo caso è un barattolino che finisce in un attimo, è vero che costa poco però io l'ho fatto fuori veramente in 3-4 utilizzi, quindi peccato insomma perché
farebbe piacere che durasse un pochino di più il prodotto. Sempre parlando di scrub, ho utilizzato anche questo di Balea, lo Sugar Scrub. Questo è uno scrub alla vitamina C con zucchero e scorze di arancia. Questo è ottimo, provatelo se avete un dem vicino e non l'avete ancora preso, perché lascia la pelle veramente liscia, morbida, molto luminosa, anche qui compatta, insomma, veramente un bello scrub. Mi è piaciuto tantissimo, infatti ho delle scorte anche di questo perché lo trovo veramente valido per il prezzo che ha. Come contorno occhio ho terminato questo di Balea al Q10. Questa è una crema antirughe per occhi con complessi omega, rassoda e riduce la profondità delle rughe senza profumo. Ora non esageriamo, che vada a ridurre la profondità delle rughe magari no, però per il prezzo che ha è un buon contorno occhi che dà la giusta idratazione senza appesantire, quindi lo utilizzavo volentieri anche al mattino. È proprio una cremina bianca che bisogna stendere un attimino perché non si assorbe proprio immediatamente, però massaggiandola bene si assorbe benissimo, non appesantisce, mi dava quella giusta idratazione, quindi un buon contorno occhi, lasciava proprio anche la zona comunque più distesa, insomma molto molto valido sempre per il prezzo che ha. Come serie ho terminato questo di Feel Free, l'anti-aging serum che ho preso da OVS, ma penso si possa trovare anche online. Ha questa boccetta in vetro col tappo in legno molto carina, peccato che la pipetta a un certo punto non prelevi più il prodotto e non so come recuperarlo. Il siero però è molto valido, se avete una pelle secca questo è proprio perfetto da utilizzare come siero prima della crema, perché ha la consistenza, vedete, di una cremina, non è un siero acquoso, è già proprio come una crema, quindi dà subito una bella dose di idratazione alla pelle. È un siero all'acido ialuronico con anche olio di argan e varie cose. Se invece avete una pelle mista e grassa, soprattutto al mattino lo potete utilizzare come unica soluzione senza poi andare a mettere la crema, perché già da solo dà, secondo me, la giusta idratazione senza appesantire la base, quindi veramente un ottimo siero. Invece, che devo bocciare, non sono proprio riuscita a utilizzarlo, è questo siero di Sien, il Vitamin Glow Power Booster, preso al Lidl. È qualcosa di terrificante, io l'avevo preso perché mi aveva attirato il fatto che come pack, ma proprio giusto solo il pack, assomigliasse al siero alla vitamina C di Clinique, ma lui è veramente, secondo me, inutilizzabile. Vedete che ha l'applicatore fatto così col beccuccio, è un siero, in questo caso vedete liquido, ma lascia la pelle completamente appiccicosa, una sensazione di pelle che tira, tutta appiccicosa, terrificante. L'ho pagato pochissimo, quindi sinceramente io questo prodotto lo vado a proprio cestinare perché è terrificante. Come creme viso invece ho utilizzato queste due di Emma Hardy, la Moisture Boost Vitamin C Cream. Questa è una crema viso nutriente alla vitamina C, ricchissima questa crema, è perfetta se avete la pelle estremamente secca, da utilizzare sia alla sera e anche al mattino, appunto, se avete la pelle particolarmente secca, perché vi lascia la pelle idratata tutto il giorno, però è veramente ricca e corposa, quindi soprattutto pre make-up va bene solo se avete una pelle secca. Io l'ho utilizzata nei periodi in cui la mia pelle gridava proprio aiuto ed era favolosa. È Marvi, un brand che costa tantissimo, infatti sono contenta di essere riuscita a provarla in queste travel size, però effettivamente il costo della crema è un po' elevato, per quanto molto molto valida. Ho da provare anche la taglia piccola del burro struccante, che ho sentito dire che è fantastico anche quello. E ho poi utilizzato anche la mini size della crema di Antipodes, o Antipodes, adesso non so come si legga, questa è rivenduta da Sephora se non sbaglio, è la Manuka Honey Skin Brightening Light Day Cream, che ha tutto questo pack un po' particolare che a me non fa impazzire, perché poi per schiacciare, andare a far uscire tutto il prodotto che rimane non è il massimo, però anche qui una crema ricchissima, corposissima, sempre perfetta per pelli molto molto secche, ottima. Mi è piaciuta tanto quanto la Emma Hardy, mi lasciava proprio la pelle bella, nutrita, idratata tutto il giorno. E poi sapete che mi è piaciuta tantissimo anche questa crema di acqua alle rose della linea antirughe, per pelli sensibili, ottima veramente. Ho utilizzato anche la versione più leggera quest'estate e anche lei mi è piaciuta moltissimo. Tra l'altro a me i prodotti di acqua alle rose piacciono moltissimo come profumazione,
li trovo veramente piacevoli ed era in questo caso una crema che invece dava la giusta idratazione, adatta anche a una pelle secca, magari non estremamente secca, senza assolutamente appesantire. Quindi questa anche al mattino l'ho trovata veramente perfetta e insomma, le creme di questa linea a me sono piaciute molto. Infine, come crema viso ho terminato anche questa di Nivea della linea Natural Balance all'olio di Argan Bio. Questa l'avevo trovata nel calendario e mi è piaciuta moltissimo, è una crema da notte questa, anche lei bella corposa, bella ricca e mi lasciava la mattina la pelle morbidissima, liscissima, senza più una secchezza, una pellicina veramente ottima. A me è piaciuta moltissimo. Io devo dire che ho rivalutato da un anno a questa parte moltissimo anche alcuni brand drugstore come Nivea, di cui non acquistavo veramente prodotti da tanto, e invece ci sono dei prodotti che su di me insomma funzionano, mi piacciono molto. Per quanto riguarda le maschere, allora ne ho fatte alcune in crema, un po' perché le devo smaltire perché ne ho diverse anche in crema, anche se il mio grande amore rimangono le maschere in tessuto, anche perché su di me hanno tutta un'altra azione, mi lasciano la pelle, se sono valide, veramente rigenerata. Mentre quelle in crema, anche quella che trovo migliore, non mi conquista mai al 100%. E ho utilizzato questa di Corres, che è un brand greco che si trova a Sukal Beauty, carina, anche qui non mi ha letteralmente conquistata. Trovo che le maschere in crema non mi lasciano mai la pelle così idratata, nutrita. Con quella sensazione proprio di pelle rigenerata, liscissima, che mi danno le maschere in tessuto. Quindi, sì, non so, non riesco mai a apprezzarle pienamente. Ho utilizzato queste maschere due, ne ho fatte due perché è una confezione da 10 capsule, molto comodo che ci siano le capsule monouso, di queste Vita Sika Capsule Mask, che mi sono state inviate da Silevana, che è un sito che rivende skincare coreana, che ringrazio ancora per avermi mandato un po' di prodotti da provare, alcuni le sto utilizzando e devo dire che effettivamente per il momento l'impressione è molto positiva. Avevo fatto anche la maschera in tessuto e devo dire che tra le due ho comunque preferito la maschera in tessuto anche in questo caso. Loro le ho trovate comunque delle maschere che danno una sensazione proprio di freschezza generale alla pelle, quindi comunque la sento più rigenerata e visivamente molto più compatta e luminosa. Però rimane il fatto che le maschere in crema non mi lasciano la pelle bella idratata, quindi sento sempre un po' quella sensazione di pelle un pochino che tira e le promuovo, però ripeto, non mi colpiscono mai come le maschere in tessuto. Invece, terrificante, questa maschera Stamin C di Verde Oasi, maschera pelle perfetta, che avevo trovato in una box. Questa assolutamente la boccio, non so più neanche se ho buttato la confezione all'interno. Comunque l'ho fatta una volta, l'ho dovuta rimuovere subito perché mi stava arrossando tutta questa zona del viso. A volte mi capita che qualche prodotto mi faccia questo tipo di reazione, quindi per me non va assolutamente bene. Ecco Qui il tubetto della crema che vado assolutamente a buttare perché mi stava ustionando la faccia. Poi ho qui due mini size, una dell'Avocado Nourishing Hydration Mask di Kiehl's, anche qui carina, però non ha fatto nulla di eccezionale, ci sono tantissime maschere che preferisco di più idratanti e nutrienti, quindi personalmente non l'acquisterei. Ho provato anche una mini size della Shiseido Bio Performance, questa è una crema, Revitalizing Cream. Devo dire che la crema mi è sembrata carina, l'ho utilizzata mi sembra 3 volte. Vabbè, l'ho utilizzata poco quindi non mi esprimo, però non mi è sembrato che avesse nulla così di particolarmente eccezionale da dire. Vado a spendere tutti quei soldi per una crema viso. Poi ho utilizzato questo olietto di On the Wild Side in mini size, anche questo dovrebbe essere rivenduto da Sephora. Molto molto carino come olietto. Io non ho, penso, olli viso in full size perché per l'utilizzo che ne faccio non avrebbe senso acquistare una full size. Mi basta giusto qualche goccia nel periodo in cui ho la pelle veramente tanto tanto secca, quindi in pieno inverno e basta, poi non lo utilizzo più, quindi utilizzo di solito le mini size e le travel size che ho ricevuto come omaggio, che ho trovato in qualche box. Questo era molto valido, ovviamente un olio viso, quindi la sensazione di pelle un po' unta la lascia, però l'applicavo la sera per sigillare la mia skincare ed effettivamente quando si ha la pelle devassata anche l'olio viso fa la sua differenza. Per le labbra ho terminato, in realtà vado a buttare questo balsamo labbra di Milhouse all'argan e cioccolato. Allora, innanzitutto è difettoso, e già
non è che la cosa mi facesse impazzire, adesso mi è caduto il tappino da qualche parte ed è un balsamo labbra secco, proprio secco sulle labbra, non scorre neanche, non scivola, quindi non riesco a utilizzarlo. Poi ho terminato lo scrub di Sephora Collection, quello al miele, Honey Lip Scrub. Come vi ho detto, questo come scrub non fa assolutamente nulla. Una volta che si utilizza la prima volta e si rimuove la patina iniziale con tutti i granellini, poi diventa un semplicissimo balsamo labbra. Quindi l'ho utilizzato come un balsamo labbra. Non acquistatelo come scrub, almeno in questa versione, perché non fa nulla. E ho terminato invece il balsamo labbra di La Roche-Posay, il Cicaplast. Questo appunto è proprio un balsamo riparatore e io questi prodotti, un po' come quello di Lano Lips che sto utilizzando adesso che ho terminato lui, lo utilizzo alla sera con le labbra molto molto secche, piene di pellicine screpolate, e questi sono i prodotti che riportano un po' in vita le labbra, insomma quando sono veramente distrutte ci vuole qualcosa di molto nutriente come un balsamo labbra piuttosto che un classico burro cacao. Poi passiamo un po', direi, alle maschere in tessuto, perché ho qui un po' di maschere. Ho terminato anche questo body scrub esfoliante di Claren in questa travel size. Questo io l'ho utilizzato soprattutto per i piedi, perché essendo una taglia così piccola per il corpo l'avrei terminata veramente in pochissimo, e sui piedi era favoloso, mi lasciava dei piedi proprio setosi, morbidissimi, quindi suppongo che sia un buono scrub. Anche i granelli mi piacevano come grandezza, insomma veramente un bello scrub. Poi qui ho campioncini vari e qualche maschera. Vabbè, campioncini ho utilizzato qualcosa di Eteria come il gel detergente viso purificante, carino ma non mi ha colpito particolarmente. Ho utilizzato questa maschera di Sisley, questa è una facial mask per pelli sensibili, ero curiosissima perché Sisley anche qui ha dei prezzi veramente altissimi, niente veramente di che, neanche lei. Altre maschere in crema che ho fatto, questa di Nivea, Good Morning Fresh Skin, questa era una maschera adatta a pelli miste e grasse, manca la parte sotto, molto rinfrescante, ecco, direi che era proprio rinfrescante e niente di più, non è abbia fatto chissà che altro, questa era sicuramente più adatta al periodo estivo. Poi ho fatto queste maschere di Balea, questa era quella al cioccolato bianco, il limited edition. Queste sono molto carine perché hanno tutte queste profumazioni, insomma queste versioni particolari, e questa al latte miele. Devo dire che le trovo tutte, anche loro per essere delle maschere in crema, abbastanza carine, soprattutto rapportate al prezzo, insomma non trovo che abbiano fatto di meno ad esempio rispetto a una maschera come quella di Sisley, ecco. Quindi sicuramente riacquisterei loro e non quella più costosa. Carine, fanno il loro, niente di particolarmente eccezionale, ma ecco, le riacquisterei per il prezzo che hanno. Poi ho fatto questa maschera in idrogel di Balea, questa è una maschera viso idratante e illuminante, molto molto carina, questa mi è piaciuta. Spesso le maschere in idrogel non mi fanno impazzire perché le trovo un po' asciutte, un po' secche, invece questa è molto valida, effetto illuminante, molto carina, quindi assolutamente promossa. Non so se fosse, questa è una limited edition, ma non penso, comunque era arricchita con microparticelle scintillanti e con acido ialuronico, valida. Poi ho fatto ancora i patch occhi sempre di Balea della linea al Q10, questi li trovo validi se si vuole andare un po' a distendere la zona, ma non li trovo assolutamente idratanti o nutrienti. Poi ho fatto anche questi patch occhi di Star Skin, gli Eye Catcher, anche loro molto carini, questa versione levigante, carini, devo dire che non mi sono dispiaciuti, non mi hanno folgorata, però dei buoni patch occhi. Poi ho fatto i patch occhi di Sephora Collection al lici, moisturizing e brightening, quindi nutrienti e illuminanti, anche questi devo dire che mi sono piaciuti. In generale i patch occhi di Sephora non sono mali, quelli al cetriolo anche mi piacciono moltissimo e anche loro assolutamente approvati. Poi patch occhi, amo follemente i patch occhi, questi di Garnier alla vitamina C, e questi dovrebbero andare a ridurre occhiaie e borse, insomma
io non ho molto quella problematica, li vado a fare soprattutto per andare a illuminare la zona e trovo infatti che abbiano un effetto illuminante proprio sulla zona del contorno occhi, sono belli impregnati di siero, validi. Ah, ecco, infatti ho fatto anche i patch occhi al cetriolo, questi mi piacciono moltissimo, infatti ogni tanto li riacquisto. Poi, scoperto, invece questi mi hanno veramente colpita, sono questi patch occhi, questi ve li consiglio, di Everyday for Future, alla vitamina C con agrumi e acido ialuronico per pelli spente. Questi, tra tutti quelli nuovi che ho provato, sono quelli che mi hanno proprio impressionata da subito. Li ho presi anche questi da OVS, ma ho visto che si trovano anche su Douglas e magari ogni tanto si riescono anche a scontare, e vi consiglierei di dare un'occhiata. Io voglio prendere e provare anche quelli nella versione all'acido ialuronico, che hanno il colore rosso esternamente, validissimi. Devo dire che forse ho trovato dei peciocchi che costano molto meno, che mi piacciono quanto quelli di Clio Makeup, i paciocchi. Questi mi hanno colpita tantissimo, belli impregnati di siero, mi hanno lasciato proprio la zona del contorno occhi bella luminosa, distesa, idratata, ottimi, veramente ottimi. E ho fatto poi un'altra maschera labbra, questa sempre di Sephora Collection, la Cherry Lip Mask nella nuova versione, che mi piace moltissimo, che trovo più idratante della precedente, e lascia proprio visivamente da subito le labbra più belle, lisce, ma anche al tatto proprio morbide, levigate. Ovviamente non è una maschera riparatrice, quindi non vi va, come dico sempre, a risolvere il problema di labbra molto secche e screpolate, però sul momento lascia delle labbra molto molto belle. Siamo adesso al make up, ho terminato con tutti i prodotti skincare, questa volta ho un bel po' di prodotti make up che ho finito, perché insomma dai, non sono pochi, non sono mai come la skincare, ma terminare qualche prodotto di make up è già sempre una grande soddisfazione. E allora vediamo subito, ho terminato di Astra il primer, il Ritual Primer Smoothing Effect, una base trucco perfezionante, era un primer carino, nulla di eccezionale sinceramente, lo utilizzavo proprio così tutti i giorni prima del fondotinta, non era male, ma non è che facesse qualcosa di particolare, ecco, che andassi a notare. E sempre di Astra ho terminato un fondotinta, finalmente ce l'ho fatta a terminare un fondotinta. Sicuramente tutto il decluttering che ho fatto ultimamente anche di fondotinta mi sta aiutando nell'utilizzare più prodotti che amo e che ho magari anche da più tempo e finirli. E questo è il Transformist appunto di Astra, che è uno dei miei fondotinta low cost preferiti, ha un effetto bellissimo sulla mia pelle, direi che ha un finish satinato che si adatta bene alle pelli un po' più secche, alle pelli un po' più miste grasse, insomma su di me è stupendo, non mi segna, è proprio bello e l'ho proprio mangiato questo fondotinta, ormai non è rimasto più nulla all'interno e bello bello, non lo riacquisterò adesso semplicemente perché voglio utilizzare e terminare altri fondotinta, ne ho comunque ancora tanti per quanto abbia fatto decluttering, questo era nella tonalità 01. Poi, cosa ho terminato? Ah, avevo anche altri primer terminati, questi sono tutte delle mini size, ho finito la mini size del Professional nella versione idratante, molto carino questo primer, mi piace molto, e questi due di Maybelline della linea Face Studio, la versione illuminante e la versione idratante, molto validi tutti e due, devo dire, veramente carini, peccato che quello illuminante contenesse all'interno qualche micro brillantino che se uno andava a guardare, insomma, un po' si notava, però comunque molto molto validi. Poi ho qui questo stick di Fenty, un Match Sticks fondotinta, e praticamente lo considero terminato perché ce l'ho da parecchio tempo, questo è quello che è rimasto, e quindi direi che questo lo vado a buttare perché ormai è anche vecchiotto, comunque è praticamente finito. Poi ho terminato di Fenty anche il correttore, o comunque sì, è tutto asciutto, quindi penso sia finito, anche un odore ormai strano, il Pro Filter Instant Retouch Concealer, questo correttore a me non è mai piaciuto particolarmente, non l'ho mai trovato un gran correttore, quindi l'ho terminato sinceramente con grande gioia, non ne potevo più. Poi un altro primer, l'SOS Primer di Clarin, sempre in mini size, questa è una versione illuminante, carino. Poi, che cosa ho finito? Ho finito
ben due ciprie. L'All About Matte di Essence, in realtà questa bara un pochino, nel senso che ne era rimasta veramente poca, perché vi ricordavate già quest'estate che aveva un buco enorme, ne era rimasta un pochino, è caduta e si è distrutta e quel poco che era rimasto, basta, l'ho buttato, però è una cipria favolosa, low cost se avete una pelle che si lucida, è meravigliosa. E invece ho proprio terminato la Brighten Up di Essence, questa io la utilizzavo per il contorno occhi ed è un'altra cipria che veramente è stupenda, l'ho mangiata. Ok, ho fatto confusione, non sono stata per nulla brava con l'ordine dei prodotti perché ho terminato un altro primer, il Muse Texturizer di Neve Cosmetics. Questo l'ho utilizzato soprattutto quest'estate. Per andare un po' a opacizzare la pelle, molto molto carino, devo dire. Non mi piace tantissimo l'applicatore a stick per un primer, però molto molto carino. Poi, qui non li ho terminati, ma li vado a declatterare questi due prodotti di Kiko perché sono vecchi e ormai direi che hanno fatto il loro, preferisco utilizzare altro. Questo blush trio di Kiko, scrivo ormai anche poco, insomma, sento che la polvere è proprio cambiata. Bronzer della Sparkling Holiday, tonalità 04 Sienna, in realtà l'ho utilizzato parecchio perché è bello livellato, però ho talmente tanti prodotti delle nuove collezioni di Kiko, ho tante uscite novità che decisamente quelli più vecchi dopo un po' li vado a declatterare se sento che comunque anche la polvere non è più uguale a come era inizialmente. Dimenticavo che ho terminato anche questo correttore di Essence della linea High Beauty, questo nella tonalità 01, un buon correttore low cost, anche lui che mi andava a illuminare la zona, non mi segnava leggero. L'unica cosa è che si è scaricato molto facilmente, da subito mi era sembrato quasi come un po' asciutto, quindi l'ho finito abbastanza in fretta, devo dire. Poi ho terminato due mascara, questo di Kiko in mini size della linea On The Go. Devo dire che, insomma, non era comunque male, niente di eccezionale, ma un mascara accettabile, quindi l'ho comunque utilizzato. Bellissimo invece questo mascara di Kiko della collezione Green Me, a me è piaciuto tantissimo. Ha un effetto bello volumizzante, ciglia belle nere, le allunga, insomma, bello bello bello. Questo è un mascara che vi consiglio perché è proprio bello, ma devo dire che Kiko ha dei buoni mascara in linea. Infine, per le labbra ho terminato il Baume de Rose di By Terry, un balsamo labbra che non mi ha per nulla conquistata, profumo che non mi piace particolarmente, un profumo di rosa un po' intenso e non trovo che faccia nulla di così eccezionale. Non male, ma nulla di che. Infine ho terminato un Coco Love di Clio Makeup. In un periodo come questo, i balsami labbra sono diventati i miei migliori alleati per le labbra, soprattutto quando metto la mascherina, tendenzialmente vado con un balsamo labbra. E questo era Tutu, un colore malva freddo che non mi piaceva tantissimo, però appunto come balsamo labbra andava benissimo, mi piace molto la formula dei Coco Love. Lo vedete così perché era praticamente comunque ormai quasi terminato e lo stavo applicando, mi si è proprio rotto mentre lo stavo applicando, come se si fosse sciolto. Per fortuna era quasi già finito di suo, quindi anche lui è terminato. Anche oggi ho su Fragolina, che è il mio colore preferito in assoluto dei Coco Love. Ormai appunto il balsamo labbra è diventato l'alleato quotidiano più del rossetto, purtroppo, perché il mio grande amore rimane comunque il rossetto, però effettivamente, soprattutto poi quando faccio anche dei trucchi così leggeri come oggi, dove ho veramente pochissimo, come vedete, mi sono truccata molto velocemente, metto un po' di balsamo labbra e basta. Comunque, ho terminato. Questi sono stati tutti i terminati del periodo. Direi che inizio con il primo video dei terminati del 2022 in maniera positiva. Sono molto felice perché, appunto, ho terminato un po' di cose beauty, ma soprattutto make-up. Perché con la skincare so di essere sempre brava, mentre col make-up un po' meno. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Se volete, ci rivediamo prestissimo in un altro video. Vi mando un bacione grandissimo. Alla prossima, ciao!